Queste cose è sempre meglio aspettare la fine delle immatricolazioni, però insomma, possiamo dire che stanno molto bene. Questo è importantissimo perché abbiamo un incremento dell'ordine del 20%, ma comunque non è che sta a medirlo, basta vedere in città il numero di studenti che ci sono, l'attenzione che ho visto che c'è da parte delle agenzie immobiliari, quindi vuol dire che c'è sicuramente un aumento e questo si percepisce anche visivamente, credo. Mi sembra un buon segnale che ci farebbe sperare per il futuro. Ecco, e questo per l'agenzia immobiliare quindi è un affare bello grosso, quindi per la città. Sì, l'agenzia immobiliare è una battuta naturalmente perché appunto ho visto che c'è una grande attenzione. Per la città mi sembra che sia un segnale anche dell'importanza che la città ha, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, ma anche, consentitemi, dal punto di vista economico. Però questi risultati si ottengono se c'è la qualità. La qualità richiede ovviamente l'impegno di tutti, l'investimento, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che è un ottimo segnale che ci fa per sperare per il futuro, bisogna continuare in questa direzione. Le novità sul deficit, lavoro stanno andando avanti? Sì, ovviamente le cose stanno andando avanti, tra l'altro volevo dire anche che questi risultati sono stati in termini di matricolati, probabilmente c'entra anche l'ottima posizione delle classifiche, parliamo di cose serie, non ci può parlare magari di cose che sono forse marginali, quindi le classifiche ci premiano sempre, e per questo poi arrivano i matricolati. Il deficit è una situazione pesante, lo sapete, ci stiamo lavorando. Avete letto appunto che c'è una ulteriore riduzione del fondo di finanziamento ordinario, questo rende tutto più difficile, però noi abbiamo anche l'istituzione d'Italia al nostro fianco, io apprezzo molto il lavoro che sta facendo il sindaco e il presidente della provincia, insomma lavorando insieme possiamo far sì che questo tesoro per me, certo, né del rettore né mai della città, rimanga quello che deve essere, cioè un generatore di sviluppo, ripeto, sociale, culturale, ma consentitemi anche economico.